Un comitato scientifico di cui hanno scelto di fare parte personalità di livello per competenza e in molti casi per il prestigio che con le loro attività hanno saputo dare anche al nostro territorio. Il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina ha definito così il comitato per le idee nel corso dell'evento di insediamento del nuovo organismo a Pescara all'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo. Il comitato per le idee promosso dal PD Abruzzo è composto da 95 personalità della cultura, del mondo del lavoro, dell'impresa, professionisti e docenti, tra i quali gli scrittori Remo Rapino, Donatella Di Pietrantonio, Emma Pomiglio, i sindacalisti Umberto Coccia, Carmine Ranieri, Patrick Gubadia, i docenti Paola Inverardi e Stefano Civitarese, il medico Ettore Cianchetti e Gianni Melilla. Ascoltiamo Michele Fina. L'Abruzzo deve tornare al livello che merita, una regione europea che coglie le opportunità di questa fase di ricostruzione post-pandemica, che è anche una fase non solo di ingenti risorse da spendere bene e presto, ma anche una fase di cambiamento, di trasformazione, di transizione ecologica, digitale, e noi abbiamo tutte le opportunità, tutte le possibilità, tutti i punti di forza. Però abbiamo un problema, un ente regione che non ha capacità di progettazione, che non sa interpretare questa nuova fase, anche perché ha militato per non poco tempo in logiche sovraniste anti-europee, lo fa in modo scolastico, lo fa in modo compilativo e genera una frattura tra il nostro territorio e un treno che corre. Abbiamo chiesto a 100 personalità dell'Abruzzo, perché l'Abruzzo ha tutte le intelligenze di cui ha bisogno una regione come la nostra, nel mondo dell'accademia, della cultura, dell'impresa, del lavoro. Gli abbiamo chiesto di aiutarci a individuare i progetti, le idee giuste, di farlo per l'Abruzzo attraverso il PD, e siamo certi che questo ci restituirà la dignità di cui ha bisogno anche una politica che ricostruisce un rapporto col mondo degli intellettuali. Allo stesso tempo noi tra 20 giorni riuniremo la conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori, perché c'è bisogno di idee e di intelligenza, c'è bisogno di radicamento, di presenza nel territorio e naturalmente c'è bisogno di coalizione, di alleanze con i corpi intermedi, con la società e con le forze politiche. Questo è il PD, l'infrastruttura di una idea di Abruzzo che metta insieme tutto questo.